ma la decisione è sulla base del programma elettorale. Noi siamo qui dentro sulla base di un programma elettorale che ha criticato fortemente sia l'impianto eurista sia il meccanismo europeo di stabilità, cioè addirittura nel programma è scritto che bisogna liquidarlo il MES, figuratevi. E a Bruxelles dovranno allora fare da notai di una votazione che sarà negativa. Ma il rinvio può servire soltanto in una logica, diciamo, di tentativo di far capire le cose a Bruxelles. Se però la logica è prendere e guadagnare tempo, io non so, me lo portano fra 2 mesi, sempre no al MES dirò. Beh, se il PD ha voglia di impiccarsi sul MES, si impicchi. Ragazzi, ma quando vuoi fare un'alleanza, quando vuoi fare un governo cercando di mettere insieme l'olio e l'acqua, è un po' difficile che poi si arrivi ad una unica soluzione. Acqua e olio non sono due elementi solvibili. Beh, lui non è mai stato del Movimento 5 Stelle in termini organici, è stato un po' più del Partito Democratico, quindi adesso risente il richiamo della foresta. Il problema è che purtroppo aveva sentito il fascino della foresta quando ha accettato di fare Presidente del Consiglio con quella Lega che oggi vede come fumo negli occhi. Non ho visto la mimica di Luigi perché non era qui in Senato, però... Voglio dire, non è che ci siano tante mimiche da fare, noi nel programma elettorale una cosa chiara l'abbiamo scritta, punto. Sta difendendo il programma elettorale, visto che qui dentro siamo arrivati... Sai, Conte non è arrivato qui dentro vincendo le elezioni o facendo una campagna elettorale sulla base del programma. Noi sì, la differenza sostanziale è che noi ci siamo andati a prendere i nostri voti, Luigi in testa, Giuseppe Conte no.